Quindi con Severino Busacchini parliamo un attimo di questa giornata, di queste due giorni, col dirigente federale. Com'è stata questa manifestazione in Valimagna? Buona, a parte la bassa resa del pescato, buona, il tempo un po' caldo, però ottima l'organizzazione, ottimo la locazione, bravissimi tutti i commissari, gente preparata. D'altra parte non avevo dubbi, la società Valimagna ha un sacco di ragazze, quindi è abituata a lavorare con queste categorie, quindi non avevo grossi dubbi sulle loro capacità organizzative. La sezione provinciale ha supportato, la sezione provinciale di Bergamo ha supportato egregiamente la società, quindi 3-4 giudici di gara nazionale nel giro. Non potevano esserci problemi, come poi alla fine è stato. I ragazzi sono tutti ormai molto sportivi, quindi nessuna contestazione. I genitori abbiamo tenuti lontani, quindi nessun problema. Come sta la trota torrente? Trota torrente a livello nazionale è abbastanza bene. A livello mondiale ormai siamo ridotti a 5-6 nazioni, più 4-5 club, quindi numeri risicati. Purtroppo il nord Europa con le esche naturali vietate e lo sviluppo limitato. Non so come andrà a finire, si sta sviluppando la grande, lo spinning, quindi vedremo. Ottimista per i numeri di oggi, per i tanti ragazzi al via? Sì, beh, i ragazzi qui hanno risposto egregiamente, i numeri ci sono, provincia come Brescia e Bergamo non sentono neppure i problemi, perché comunque noi ne abbiamo parecchi di ragazzi. Le altre province fortunatamente hanno ricominciato a lavorare anche su queste categorie, quindi quest'anno abbiamo visto anche degli ottimi numeri, tantissime presenze. Ci ritroviamo con il nostro presidente Imerio Arzuff, eravamo partiti ad aprile da Zogno. Questi mesi come è andata la pesca in Bergamasca? Ma devo dire, dura sull'aspetto organizzativo, ci siamo impegnati al massimo e penso che le società che abbiamo dato la priorità e la scelta per organizzare si siano dimostrate all'altezza e abbiano risposto alle aspettative organizzative che Roma si aspettava, diciamo, la Federazione Nazionale si aspettava. Devo fare un grazie a tutti, a tutte le società che hanno organizzato e hanno dato il massimo impegno. Purtroppo, diciamo, in questa prova dei ragazzi non ha collaborato il tempo, naturalmente ci manca la siccità, ci ha creato parecchi problemi, però devo dire grazie alla società Pesca Scuola Pesca Valimagna, il suo presidente e tutti i ragazzi che hanno collaborato e la sportività dimostrata da parte dei concorrenti, dagli under 14 agli under 23, gli devo dire che si sono comportati proprio da persone diciamo responsabili e hanno capito hanno capito le nostre diciamo le nostre carenze, ma non che non dipendevano da noi, ma dipendeva proprio dall'ambiente, dalla siccità che abbiamo in corso, ecco. Dal punto di vista agonistico è mancato il grande colpo tra i signores, invece festeggiamo i successi di Francesca Fuselli e di Matteo Sigralli a questo punto. Sì, diciamo sul lato agonistico ci aspettavamo un po' di risultati, un po' di più, vabbè, il campanilismo è una cosa significativa per noi, tifare per i nostri agonisti. Purtroppo non sempre siamo profeti in patria, ma devo dire bravi anche gli altri ragazzi che hanno combattuto, hanno meritato i loro titoli conquistati. E quindi anche se abbiamo conquistato, diciamo, fuori dalla nostra provincia un titolo a livello nazionale della Fuselli, della Francesca, ma ci sono, diciamo che i risultati contano relativamente, contano, diciamo, la parte organizzativa e la parte della condivisibilità di determinati progetti che avranno di sicuro un certo successo nel futuro. Si conclude così la stagione della trota torrente, cosa ci dirà l'altra parte di stagione da qua alla fine dell'anno, cosa ci sarà? Ma allora, di qua alla fine dell'anno aspetto con una certa frenesia la conferma dell'organizzazione del nostro mondiale,
Tota Torrente con esse naturali, scusate, non artificiali, naturali. E spero, come ci hanno confermato, che il Mondiale 2016 di questa specialità verrà fatta in Italia e nel territorio bergamasco. Questa è la nostra alternativa e sarà, diciamo, una priorità da parte mia e da parte di alcune società che verranno coinvolte per questa organizzazione. Naturalmente non tralasciamo quello che è la nostra attività del futuro, il nostro impegno con il settore giovanile e con le altre nostre varie iniziative. Naturalmente ci saranno dei passaggi molto importanti, per esempio l'eliminazione dalla provincia, il quale a noi interessa il nostro futuro dalle nostre acque. Chi sarà che condurrà le nostre acque? Noi ci poniamo in prima fila per ottenerle e abbiamo dei grossi progetti in questo senso. Speriamo che tutto vada nel verso giusto. Noi ci metteremo il nostro impegno e ci metteremo la nostra caparbietà di bergamaschi. E quindi spero che i risultati vengano.